tormento più dolce sarò. Con gli baci ci vediamo ti dopo. Prenderò. Non puoi lasciarmi in una stanza d'albergo sola. Appena pronta mi raggiungi. Io sarò certamente qua sotto, in piazza. Va bene. Ma prima devi dirmi che quando esci senza di me è come se ti mancasse una gamba. Vai pure da solo a visitare la città. Zoppicherai. Devi dirmi che hai voglia di abbracciare la mia ombra che passa sui muri. Ha molto bisogno d'affetto? Lei no. Giovanni, Lidia, Valentina. Tre esseri che si vogliono bene ciascuno a modo suo. Tre squarci di vita intima. Mi trovo qualcuno che venga a giocare con me? Io non vado bene. No, troppo vecchio. Se gioco con lei certamente ringiovanisco. Io non voglio ringiovanire. Perché? Avanti, mi dica perché. Ecco, avrei vinto. Per vincere il portacifre deve arrivare in uno di questi quadrati qui, gli ultimi. Che cosa ci giochiamo? Ognuno pensa dentro di sé quello che vuol vincere. Poi ce lo diciamo alla fine. Io mi chiamo Valentina. Valentina, lei perde spesso a questo gioco. Allora sarò chiaro. Io sono venuto qui per parlare con lei. Chissà perché si fanno tante domande. Io credo che non bisogna conoscersi per volersi bene. E poi forse non bisogna volersi bene. Comunque mi sono divertita. Ero con della gente simpatica. Li conosco? Non credo, non giocano in borsa. A te non piace venire in borsa? Non ho ancora capito se è un ufficio, un mercato o un ring. E poi forse non è nemmeno necessario. Bisogna venirci spesso per capire. Le mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato. D'andare giù. D'essere sempre lì lì per affogare. E non hai niente. Neanche suo marito? No, neanche suo marito. E poi il marito non c'era, era via. Neanche suo figlio? Lui sì. Ma quella ragazza non aveva figli. Quando è uscita dalla clinica era un punto che si domandava: ma io chi sono? Se l'è dovuto far spiegare. Da me. Macaluso Vincenzo. Qui lavora, ah. Quella è la persona. In velluto, coi pizzi. Finocchio. Non conosco la parola, ma penso proprio che sia quella giusta. Ma tu, che uomo sei? Ma come? Tu uomo, io donna. Nessuno in casa e tu look TV. Se mi vuoi consumare, soltanto con la forza mi potrai avere. Che ti insegnò a baciare? Non saprei. Come non saprei? Nessuno bacia prima di ora. Nessuno. Non è nemmeno il mio fidanzato. Ma ora. Non è possibile. Tua sono. Tua. E con me ti porterò fino alla tomba. Oddio. Non respiro. Dillo per Maria che la tua ultima ora è suonata. Sì, che lo amo. Brava. Dammi il portacenere, Raffaella, per favore. Sì. Vai ad avvertire gli ospiti, Raffaella. Sì. Vai, vai, hai capito di che? Aia, giubbotto. Io ho chiesto che rapporti hai avuto con lui! Mario? Tu stai? Tinguati in caso mai? Ecco che mi ritorna il mammadrone per via della passione. Avvampa come fosse un fograggio. Non so quel che mi dico, quel che faccio. Percorremi se gela. Non te gela. Sto qua. Ecchi, me tosca mia. Mario. Ma è spaventato. M'ero assentato. Ero nella cappella. Quanto sei bella. Beh. Lo so. È un discorso vecchio.
Quando mi guardo in nuda nello specchio mi arrazzo da per me. Sii felice, Dea, quando sarai in America. Io resterò solo qui, nel mio mondo solitario. E ti sognerò lassù, sopra una stella del firmamento di Broadway.